Chi è Emio? Con queste parole esordiva un post di un paio di giorni fa Nintendo, presentandoci un teaser abbastanza disturbante che ci fa collocare il tutto ad un gioco horror, il che è una cosa abbastanza particolare perché Nintendo non ha mai fatto una cosa del genere. È un teaser di 20 secondi che effettivamente disturba parecchio. Io non so cosa sia passato per la testa di Nintendo, però a quanto pare la Switch ha ancora qualche cartuccia da giocare e secondo me sarà molto interessante. Ora, se non l'avete visto, colgo l'occasione per farvelo vedere e ci rivediamo dopo aver visto il teaser. Come avete potuto vedere, alla fine del teaser c'è questa scritta in kanji che, se noi andiamo a tradurre, viene proprio scritto uomo che sorride, uomo col sorriso, un qualcosa del genere. È una cosa veramente stranissima e che tutto il web in questo momento sta impazzendo. E infatti adesso, non so se avete notato, ci sono state delle immagini che io ho proposto durante il mio monologo, e queste immagini sono immagini create da utenti che sono impazziti per questa cosa dopo aver visto questo teaser. Ma insomma, di questo gioco o quello che sarà non sappiamo ancora nulla, però possiamo chiedere ad un esperto. Ma Emio, chi è? Ah, ma io che cazzo ne so, scusa.